Detto fatto, il Senato degli Stati Uniti ha lanciato la procedura per l'abrogazione dell'Obamacare. I senatori hanno infatti approvato la creazione di una commissione che dovrà scrivere un progetto di legge ad hoc. On this vote, the yeas are 51, the nays are 48. Il voto è passato con una maggioranza risicata di 3 voti. La risoluzione ora va alla Camera dei rappresentanti, che si dovrebbe esprimere entro la fine della settimana. L'Obamacare è forse il lascito più emblematico della presidenza Obama. Il fatto di smantellarla è una priorità assoluta per i repubblicani, che sono maggioritari in entrambi i rami del Parlamento. Ed è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente eletto Donald Trump nel corso della sua campagna elettorale. Lanciata nel 2010, la legge sull'assistenza sanitaria ha fornito una copertura a oltre 30 milioni di cittadini che ne erano privi. Ma per i repubblicani il sistema non ha funzionato, è troppo complicato da mettere in pratica e in diversi stati avrebbe fatto aumentare le spese sanitarie degli americani.